Cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano da Reverde Regini Garden, perché qui c'è già aria di Natale. E allora, in questa atmosfera magica, vi faremo scoprire il Giardino delle Meraviglie, tra tazzine volanti, fiori e funghi incantati. Seguiteci! È ormai una tradizione che si rinnova ogni anno, quella di presentare un mondo davvero incantato per i più piccoli e non solo. E quest'anno la fantasia dove ci ha portati, Luana? Quest'anno la fantasia ci ha portato nel mondo delle fiabe e abbiamo voluto ricreare un mondo fantastico. E siamo partiti dall'idea delle fiabe dei fratelli Grimm per poi arrivare invece con quelle a lieto fine di Walt Disney. Sicuramente è un bel mondo magico per tutti i bambini che verranno a trovarvi in queste aperture anche straordinarie della domenica, ma insomma la fiaba è anche una metafora della vita, quindi è un luogo accogliente anche per gli adulti. Sì, abbiamo ricreato diversi spazi per poi dare proprio libero sfogo alla fantasia. Infatti abbiamo dei funghi giganti e diciamo che il tema principale è Alice in Wonderland, e quindi questo effetto piccolo, grande, medio, no? Di sproporzione, come è qui nel nostro luogo incantato, diciamo noi. Qui non c'è soltanto la fantasia, ma tanta creatività, perché per preparare questi allestimenti, insomma, c'è un lavoro dietro le quinte, come si dice, che si porta avanti da tanto tempo. Sì, sicuramente un lavoro di impegnativo, perché noi iniziamo la nostra ricerca all'inizio di gennaio, cioè non finiamo il Natale che iniziamo la ricerca per il prossimo Natale. Quindi l'impegno è notevole, però poi alla fine abbiamo sempre una grande soddisfazione. In questo pomeriggio non mancherà l'animazione? Sì, ci saranno delle ragazze del Teatro Vagante con i personaggi fantastici di Alice del Paese delle Meraviglie. Allora, noi siamo pronti, poi insieme alle tue colleghe scopriremo anche tutte le novità in merito agli addobbi del Natale 2023. L'incipit di ogni favola che si rispetti è proprio: c'era una volta in un bosco incantato, ed eccoci nel bosco di Reverde. Sì, gli abbiamo voluto dare un posto d'onore e l'abbiamo pensato nell'ingresso con la slitta di Babbo Natale, le renne e l'orso, sempre che incute tanto terrore, ma questo è il suo habitat, e scoiattoli giganti, e quindi sempre animali fantastici. Animali fantastici, la renna è pronta, perché insomma Reverde si prepara al Natale con tutti gli amici di Fano TV e tutti quelli che verranno a trovarci. Percorso davvero emozionante, dove anche io ritorno bambina. Arrivata in quest'angolo avrei tanto voluto intervistare Alice nel Paese delle Meraviglie, che però non mi concede interviste. No, al momento non è disponibile. Però dopo il nostro percorso dal bosco al villaggio siamo arrivati nel nostro bosco vicino al castello della regina. E qui noi abbiamo un'esposizione di alberi sintetici, abbiamo 25 tipologie di alberi sintetici di varie misure, e quindi partiamo da 60 cm per arrivare a 3,80 m. Diciamo che ci teniamo a proporre una varietà, cioè delle varietà giuste per qualsiasi tipo di esigenza, e tipologie di aghi, di rami, di effetto, perché chi verrà vedrà che sono uno diverso dall'altro, anche nel sintetico. Sono talmente fatti bene che sembrano davvero piante vere. Sì,
l'effetto, proponiamo anche degli abbinamenti per renderlo sempre più reale, perché purtroppo l'albero vero negli ultimi anni col caldo regge poco in casa. E in questo angolo i bambini si possono fermare a farsi le foto con i funghi e anche con i funghi giganti, che sono opera, come abbiamo già accennato, delle vostre mani. Sì, sì, questo, tutto quello che vedete è realizzato da noi. E anche Alice ad altezza naturale, 1,60 m di Alice, complimenti signorina. E accanto ad ogni addobbo che si rispetti ci vuole una luce d'eccezione, che sia d'interno oppure da esterno. Sì, in effetti anche quest'anno abbiamo fatto la nostra esposizione di luci, sempre con un vasto assortimento sia per l'interno che per l'esterno. Abbiamo puntato tanto sul colore, quindi anche sul cambiamento del colore delle luci, e visto poi il tema di quest'anno, che è comunque gioioso, delle fiabe, usiamo luci professionali per l'esterno e luci logicamente tutte a LED di varie tipologie. Molte sono anche a batteria, quindi molto comode, pratiche, e inoltre abbiamo anche degli animali luminosi e tanti altri soggetti. Bene, una nota di colore ci voleva, perché insomma c'è stato un momento in cui c'erano gli amanti delle luci bianche oppure gli amanti insomma delle luci un pochino più calde, invece adesso l'addobbo è bello anche colorato. Sì, è vero, poi negli anni abbiamo sempre novità, nuove tendenze, addirittura adesso abbiamo luci che diventano calde o fredde, secondo noi anche il nostro umore. Vogliamo un giorno avere l'albero freddo, lo mettiamo freddo, lo vogliamo caldo, poi riusciamo comunque a trasformarlo. Dai funghi e dagli abeti giganti a piante più piccole ma sempre preziose. Sì, qui entriamo nel mondo fantastico delle piante, perché abbiamo veramente un mondo infinito e ci piace fare delle proposte per Natale anche particolari. Questo che ho in mano è un ficus ginseng, diciamo è tra i bonsai più richiesti, perché a piccole dimensioni rappresenta una pianta, invece, no, dall'idea di una pianta gigante, e quindi è una bella proposta per Natale. Quindi al di là della, chiamiamola solita, strenna natalizia, come può essere insomma la stella di Natale o altre piante similari, un bonsai è un'idea che va sempre bene, soprattutto a Natale. Per quanto riguarda la cura dei bonsai? Allora, luce è fondamentale, perché diciamo è la linfa vitale, e poi stare molto attenti con le annaffiature, cosa che noi ci raccomandiamo ogni volta, e dare anche la giusta dose di concimazioni, perché una pianta piccola in vaso ha bisogno di nutrimento. Quindi un piccolo grande mondo, venite allora a Dare Verde a scoprire tutti i bonsai per questo Natale 2023. Un bello sfondo innevato, arriva la slitta di Babbo Natale a portare doni per i più piccoli ma anche per i più grandi, e non c'è cosa più gradita che ricevere un fiore. Piante da interno ma anche composizioni da esterno. Sì, qui ho una pianta, una combinazione di piante, di ardisia e di ciclamino ombrellino e di amaryllis, che è una bulbosa, e sono piante che possiamo tenere nel balcone oppure in giardino, e fanno tanto colore, tanta festa. Queste composizioni ovviamente sono da voi realizzate, ma realizzate composizioni anche su commissione, o l'abbinamento dei fiori e delle piante è scelto da voi, che siete degli esperti? No, diciamo che principalmente qui da noi il cliente sceglie, noi componiamo, cioè consigliamo, e soprattutto quindi non hai mai una composizione uguale
a quella precedente, perché sono tutte cose realizzate da noi. L'amaryllis è un bulbo ed è un presente natalizio davvero gradito, insomma, anche per lavorare un po' di fantasia, per non regalare il solito fiore. Quante varietà esistono? Quanti colori diversi? Ne esistono tantissime, ma poi di sfumature veramente bellissime, cioè sono molto... sono fiori molto vistosi, molto bello e sicuramente ornamentale. Ma regalano solitamente l'amaryllis già fiorito, cioè chi regala proprio il bulbo, e così quando nascerà può essere una sorpresa? No, può essere una sorpresa anche regalare il bulbo, infatti si presenta anche in vasi di vetro non ancora fioriti. È un bulbo che si può tenere sia in casa e quindi godersi la fioritura in casa e poi mettere il bulbo all'esterno, oppure piantarlo direttamente in giardino. Amaryllis ne esistono di colori diversi, come dicevamo. Bianco è molto elegante, e sia il bianco che il rosso viene utilizzato spesso come centrotavola. Si può utilizzare anche come abbinamento con dell'abete, con delle bacche, e rimane molto interessante. Reverde vi propone il meglio del meglio degli addobbi natalizi, dai classici e tradizionali alle novità che tra poco vedremo insieme ad Alexandra, ma quest'anno la novità assoluta è l'angolo dell'addobbo per i più piccoli. Esattamente, quest'anno abbiamo dedicato comunque una bella parte del nostro garden ai più piccoli, alle fiabe, quindi la novità, sì, diciamo che quello, l'elemento più innovativo sono tutti i pan di zenzero, i lecca lecca, i candy stick, tutte le cose insomma più gioiose per i bambini. Quindi questo potrebbe essere, ecco, l'albero dei bambini di quest'anno. Esattamente, però non manca comunque anche tutti gli altri addobbi tradizionali, quindi dal rosso, che quest'anno abbiamo fatto un bel angolo abbastanza importante, e tutte le altre tipologie di decori, dal rosa, il bordeaux, il nero, il panna, quindi abbiamo, dai, una bella vasta di decori. E dopo il rosso qual è l'altro colore che va per la maggiore secondo te? Il rosa sono diversi anni che comunque è molto di tendenza, quindi piace molto e diciamo che la maggior parte delle persone lo ama come colore. Anche l'addobbo natalizio segue mode e tendenze, e questo è anche l'anno del lilla. Esattamente, quest'anno come colore innovativo diciamo il lilla, e lo abbiamo abbinato noi per dare un tocco un pochino più nuovo, diverso, con il rosso. E quindi anche questo è un bel angolo particolare che abbiamo voluto ricreare, un po' diverso dal solito magari albero tradizionale. Piace chiamarlo l'angolo del non colore o del colore neutro, molto luminoso, ha un tocco di classe anche questo, e qua troviamo anche tanti simpatici animaletti che possono addobbare al meglio il nostro albero. Esattamente, questo è l'angolo naturale che a noi sinceramente del garden piace tanto, perché rispecchia un pochino più la natura, quindi ci sono diversi soggetti, quindi dalle volpi, cerbiatti, ricci, e poi tutto quello che sono sfere comunque sul color naturale, verde, che ci rispecchia insomma la realtà dei nostri boschi. Già, siete qua da Reverde per la prima volta o conoscevate già questo negozio? Io sono ospite di lei, che è la figlia di una signora che ha lavorato qui per molti anni. Ti piacciono gli addobbi di Natale? Molto, molto. Ti sei ispirata a qualcosa in particolare per addobbare il tuo albero? Non ancora, ancora non ci ho pensato. Hai un colore preferito? Rosso natalizio. Rosso natalizio, c'è un bell'angolo che puoi vedere. Da Reverde con tutta la famiglia, soprattutto con i bambini. Sì, sono venuta con i miei bambini.
a cui piacciono gli addobbi? Sì, tantissimo. Ma soprattutto piacciono le fiabe. Sì, è vero. Tu hai già trovato qualcosa per la tua casa? No, adesso darò un'occhiata e sicuramente prenderò qualcosa. Va bene, buon pomeriggio e buone feste. Grazie, altrettanto. Natale sarà anche un Natale profumato, vero signore? Siete tutte qua ad annusare le candele? Sì, 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 sono molto profumate. Qual è la vostra fragranza preferita? Ah, qui c'è l'imbarazzo della scelta, qualsiasi profumo è buono. Quindi la casa si addobba anche con le candele di Reverde. È il primo anno, signora, che venite qua o siete... No, conosciamo già da anni questo posto. C'è un angolo di addobbi che vi piace in modo particolare? Devo guardare tutto. Però le candele hanno catturato. A noi piacciono. Allora, visto che ci siamo, noi giochiamo d'anticipo, facciamo gli auguri di buone feste a chi in modo particolare? A tutti. A tutti. Auguri a tutti. Natale nel Giardino delle Meraviglie, Alice nel Paese delle Meraviglie, l'hai vista? Sì. Tu come ti chiami? Diletta. E quanti anni hai? 5 e mezzo. Wow, e tu? Michele. E sei il suo babbo ovviamente. Certo. Hai trovato qualche addobbo interessante per il tuo Natale? Sì, infatti vedi qua, abbiamo trovato le decorazioni per i vetri. Molto bene, l'albero di che colore sarà? Solo verde. Verde, verde. Bene, sei un affezionato qui di Reverde? Certo, ci veniamo tutti gli anni. E qual è insomma l'acquisto che fate più frequentemente, al di là degli addobbi natalizi? Qua ci sono anche tante piante. Ah sì, noi ci abbiamo rifatto tutto il giardino recentemente, quindi ti direi ormai tutto. Quindi tutte le piante da esterni, ma anche da interni, sono tutti insomma firmati Reverde. Tutto preso da loro, sia l'arredamento che il verde. Per l'estate e anche per l'inverno, quindi ormai siamo di casa. E l'addobbo di Natale, insomma, visto che questo è il tema, sarà un abete vero in giardino o un abete in casa? Noi ci abbiamo il giardino, ma facciamo l'abete in casa, finto. Allora buone feste. Grazie altrettanto. Garden delle Meraviglie, poteva mancare la casetta di pan di zenzero? Certo che no, perché quest'anno si festeggia un compleanno non compleanno. Sì, noi quest'anno abbiamo compiuto 50 anni di attività, per vari motivi non abbiamo festeggiato, però aspettiamo tutti i nostri clienti in primavera del 2024. Quindi l'immagine quest'anno del nostro Natale è la tavola del cappellaio matto e il non compleanno abbiamo festeggiato. Anche se è un non compleanno, però i migliori auguri noi vogliamo porgerli ugualmente. Il nostro percorso finisce qua. Siamo partiti dal Bosco Incantato per scoprire tutte le bellezze che vi abbiamo mostrato. Naturalmente la fiaba continua qua da Reverde Regini Garden e il Giardino delle Meraviglie aspetta tutti voi. Ciao!